5, 4, 3, 2, 1, 0. E per cominciare io vorrei intanto invitare sul palco un rappresentante della Camera di Commercio di Roma che ci crede da 7 anni in questa manifestazione. Chiamo Luciano Mocci, presidente di Nuova Camera. Sei molto carino, mi dici qualcosa? Mi guarda. Facciamo vedere gli altri. Stai facendo girare? Sì, sì. Ah, ecco, ci salutiamo? Ti mando incontro. Ciao, come stai? Bene? Sì, mi guardi. Lui si chiama Evo, è un po' dell'Istituto della Tecnologia ed è stato usato in tanti contesti, tra cui per esempio la matrice, per fare le verifiche degli edifici senza mandare una persona all'interno
degli edifici e, come vedete, è controllato da una persona che potrebbe essere anche a molti chilometri di distanza. E questa sera sarà il co-presentatore della serata. Però, scusami se ti disturbo, ti devo dire che però questo giovanotto non mi stringe troppo la mano. È sì, è emozionante. È emozionato. Luciano, 7 anni di microfono, fa un po' effetto. Sì, effettivamente fa effetto anche guardando le immagini che sono scorse dietro le mie spalle. È passato veramente parecchio tempo, devo dire che è stata decisamente una fonte divertente, che ha permesso a una città così antica come Roma di incontrarsi in un mondo particolarmente sorprendente che è quello dei media. È stata una scommessa vinta alla grande. Ormai sono più di 100.000-110.000 visitatori che tutti gli anni si concentrano nei padiglioni della fiera. Tra l'altro anche questo è un fatto particolarmente significativo. Nel corso di questi 7 anni siamo stati costretti tutte le volte a cambiare sede perché non bastava mai la location che avevamo individuato. Devo dire che è una grande festa per tutti, per le famiglie, per i bambini. Ma una cosa sulla quale vorrei un attimino soffermarmi, che oggi non a caso significativamente oggi siamo qui nel centro di Roma, la fiera è a qualche chilometro di distanza, perché ci piacerebbe sempre di più, visto l'assessore Cafarotti che saluto, che il Comune di Roma, sia come istituzione ma soprattutto i cittadini di Roma, possono veramente abbracciare sempre di più questa realtà così affascinante, così interessante, così stimolante, che tra l'altro ci sta aiutando anche a cambiare la nostra vita. Benvenga nuovamente Megafera, non ci sarà la crisi del 7° anno, sono sicuro che sarà anche quest'anno l'ennesimo successo. Grazie ancora, grazie a tutti. E vorrei anche ringraziare la Italian Trade Agency che per il secondo anno ci sta supportando contribuendo alla campagna di comunicazione della manifestazione e soprattutto all'incarico degli operatori economici stranieri, in modo che Megafair possa essere una piattaforma di incontro tra domande e offerte, quindi anche per le opportunità di impresa che nasce dal mondo dei Megafair. Vorrei salutare in sala Antonio Lucarelli, che è dirigente dell'ufficio tecnologie industriali, che vorrei ringraziare per questo supporto, perché prima di tanto tempo sarà possibile questa serata. A questo punto io vorrei entrare nel vivo di questa serata con tantissimi speaker. Io vorrei intanto chiamare qui con me sul palco la persona che da 7 anni è il fondatore della Megafair, ma è anche il cofondatore di Arduino ed è uno dei tanti papà del mondo di Megafair, Massimo Pazzi. Buonasera a tutti, è molto bello essere qui, 7 anni, un sacco di... Domattina si comincia. Sì, domattina si comincia, sarà bellissimo come al solito, intensissimo, non ho proprio luce alla fine dei 2 giorni, però per noi questo è molto importante perché crediamo che la Megafair abbia avuto un impatto positivo e continua ad avere un impatto positivo sul mondo, su Roma, sull'Italia, sull'Europa. Massimo, noi parliamo da 7 anni in questa manifestazione, piano ce la ricordiamo, ma ci facciamo sempre una domanda di fondo: ma a cosa serve veramente? Qual è la più valore che stiamo creando con questa Megafair? Grazie per la domanda. La questione è che io credo che la Megafair sia un luogo che dove le persone possono venire a vedere degli esempi positivi, dove possono vedere delle persone che hanno fatto cose, delle persone che hanno deciso di darsi una mossa, di prendere un'iniziativa, fare qualcosa, e questa cosa secondo me è molto molto importante. E l'altra cosa che secondo me è molto importante è la collaborazione. Ci sono rappresentanti di 40 paesi alla Megafair che espongono, e la cosa che abbiamo visto è che la gente si incontra, si scambia idee, comincia a lavorare, collabora, e questo il messaggio che viene fuori da questi 7 anni, quello che abbiamo visto è che se noi tutti come persone collaboriamo al di fuori delle nazionalità, tutte le altre cose che forse ci contraddistinguono, cioè scusa, inceppata la lingua. E l'idea è che se lavoriamo tutti assieme, e non siamo delle isole separate, ma tutti lavoriamo insieme, vengono fuori delle cose bellissime. Questo messaggio è sicuramente importante.
Poi una cosina, secondo me una cosa che abbiamo visto che è molto bella è che se alla fine dei prossimi giorni, non so, una bambina viene e guarda questa cosa, la vediamo sempre con gli occhi aperti che vengono quello che c'è, e torna a casa e dice ma io voglio diventare scienziata, voglio trovare la cura per il cancro, no? E questa cosa noi abbiamo vinto, cioè abbiamo fatto, cioè quello già è il nostro risultato, no? Cioè il fatto di toccare la vita di qualcuno in maniera positiva. E questo succede tra l'altro, succede da diversi anni, anche con quelle che sentiremo stasera, le persone che da l'interfaz sono partite con l'ispirazione, hanno costruito una carriera di studio o di impresa, certo. Va bene, ma si vede che possiamo cominciare in merito, non lo sai, stai qui con me perché sì. Io vorrei cominciare sentendo una persona che ci vuole salutare da molto lontano, e se dico molto intendo veramente molto, perché si trova in questo momento sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ciao a tutti, sono Luca Vallicano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea. E in questo momento sono a bordo della Stazione Spaziale Internazionale all'interno del mondo Columbus. Volevo mandare un saluto speciale al pubblico di Maker Faire Europe, il più importante evento europeo dedicato all'innovazione, dove tutti imparano, ragazzi, adulti, insegnanti, studenti, e lo fanno giocando e divertendosi. La formazione ci offre la conoscenza del mondo che ci circonda e la capacità di trasformarlo in qualcosa di meglio. Ci aiuta a sviluppare la prospettiva da quale approcciare le cose e la vita, così le opinioni, non avere punti di vista. Io stesso non sarei qui se la formazione non fosse stata un cardine fondamentale nel percorso umano e professionale. L'ISS, le sue missioni, tutta l'esplorazione spaziale, sono una dimostrazione di quello che l'educazione può abilitare e di come ognuno di noi può contribuire. Le migliaia di persone che lavorano ai programmi spaziali arrivano da percorsi di formazione più diversi. C'è bisogno di tutti. Io cerco di fare il mio, perché sono studente, imparo un giorno se vuole, l'ho fatto quando sulla Terra ho seguito l'addestramento per questa missione, e lo faccio qui in orbita ogni giorno per completare esperimenti scientifici che ci aiuteranno a comprendere meglio il nostro ambiente e, speriamo, anche noi stessi. Come ricordano gli amici di scienza, l'importante è non smettere di fare domande. E come dico sempre io, le domande a volte sono più importanti delle risposte. Credo che uno dei maggiori compiti di noi adulti sia quello di educare alla curiosità, alla scoperta e non fermarsi nell'apparenza. Qui nello spazio è tutto, in caso tutto.